Nel V secolo d.C. i Romani abbandonarono a poco ai barbari i territori dell'Impero d'Occidente. Dal 408 lasciarono la Britannia, nel 425 cominciarono a ritirarsi dalla Pannonia, poi dalla maggior parte della penisola iberica e, sotto la spinta di Visigoti e Svevi, dalla Gallia sudoccidentale. Dal 435 i Vandali conquistarono in Africa la Mauritania e la Numidia. Nel 486 Clodoveo, primo re merovingio, dal nome del capostipite leggendario Meroveo, allargò il suo controllo alla Gallia nord-occidentale e sud-occidentale, alla testa dei Franchi Salii, il primo gruppo di tribù germaniche a essersi dato un secolo prima una patria stabile nella parte orientale della Gallia. Quello che era stato il territorio di Roma ormai si configurava come una serie di più piccole formazioni politiche unificate dalla storiografia come regni romano-barbarici o latino-germanici. Latini, perché l'amministrazione restò ovunque romana, eccetto che in Britannia, ma barbarici perché fondati sul predominio di élite guerriere germaniche e perché gli immigrati mantennero parte dei loro costumi, chiudendosi talvolta in difesa della loro identità rispetto alla cultura che trovavano nelle terre conquistate. Nonostante il ruolo distruttivo che spesso i popoli invasori svolsero nelle terre invase, quasi tutti i nuovi regni furono a loro volta estremamente vulnerabili e in qualche caso anche molto piccoli. Alcuni, come quelli dei Burgundi nel bacino del Rodano o degli Svevi nella parte nord-occidentale della penisola iberica, vennero assimilati dai vicini. Altri, come quelli dei Vandali e degli Ostrogoti, crollarono sotto l'offensiva dell'Impero d'Oriente, che provava a ricostruire l'unità dell'impero. Quelli dei Visigoti in Spagna e dei Franchi furono i due regni nei quali procedettero rapidamente sia l'integrazione tra le popolazioni di residenti e gli invasori, sia la collaborazione con la Chiesa e con esponenti del mondo intellettuale latino.